Avete mai pensato, donne che alla casa dedicate tutta la vostra vita, uomini che in casa non trascorrete che l'indispensabile, dove finisca tutto ciò che la vita domestica rifiuta e che a voi sembra diventato inutile? Il fatto che cestino e pattumiera siano a portata di mano per liberarvene è ovvio, ma questo non basterà a soddisfare la vostra curiosità, se mai l'avrete. Ogni città ha i suoi sistemi di raccolta. A Milano, per esempio, ogni casa dispone di appositi recipienti. Proviamo a seguirne uno nel suo viaggio quotidiano. Come si vede, il raccoglitore non viaggia solo, e questo non è che l'anticipazione di un secondo trasporto assai più vasto, al quale è stato dato molto opportunamente il nome di treno. Il passaggio di questi trasporti che affluiscono da tutti i quartieri è caratteristico delle prime ore del mattino. Ad una dozzina di chilometri dall'abitato sorgono gli stabilimenti della SPAI, dove i treni sono diretti con il loro carico giornaliero di 8.000 quintali. La massa dei recuperi deve essere ora divisa. Prima è la volta della carta, che viene rapidamente aspirata e avviata agli impianti di aerificazione. Quindi sono i barattoli e i materiali ferrosi ad essere raccolti da una elettrocalamita dentro appositi furgoncini. Inoltre, affinché nulla del recuperabile vada perduto, una ulteriore selezione viene compiuta a mano. Diamo un'occhiata agli stracci, termine che una volta era sinonimo di pittoresco e che qui sta ad esprimere tutt'altra cosa. Si tratta nella fattispecie di stracci unti. Poneteli infatti in apposite autoclavi e il gioco è fatto. Anche l'unto può servire ad essere recuperato sotto forma di grasso. Gli impianti di sterilizzazione attendono tutti gli stracci, quelli usciti dalle autoclavi e quelli non ancora utilizzati. La parte migliore va agli stabilimenti tessili. Il pezzame trova invece, come vedete, il suo umile ma utile impiego. Primo percorso di un singolare viaggio, singolare naturalmente dato il genere del materiale viaggiante, ossa. Il secondo percorso avvicina le ossa all'impianto. Cosa accadrà adesso? Semplicemente questo, che dopo la scelta di quelle adatte alla fabbricazione di pettini, bottoni ed altro, le ossa cadono in un frantumatoio, dove ridotte in schegge passano all'autoclave che ne estrae il grasso. 10 quintali di questo grasso giornalmente lasciano lo stabilimento, a destinazione si intende di un altro. Dalle ossa sgrassate si ricavano ancora 20 quintali al giorno di colla e infine i loro residui polverizzati divengono fosfato fertilizzante, circa 35 quintali giornalieri. E torniamo allo scatolame. Laddove non sia possibile ricavarne fogli o bandelle di latta, esso viene sottoposto, dopo energica lavatura, al procedimento della distagnatura, vale a dire del recupero dello stagno. La nera patina che ricopre queste lastre è appunto stagno. Una parte appena dei 2 quintali che giornalmente se ne ricavano. Questo invece è alluminio, vecchie pentole e capsule delle bottiglie del latte, che forse ritorneranno tali dopo una breve esistenza come pani. Produzione 1 quintale al giorno. Lo scatolame distagnato, a somiglianza di tutto il materiale ferroso, viene fortemente pressato in pacchi e destinato alle ferriere. Pensate, sono la bellezza di 250 quintali giornalieri. Una domanda che di certo non vi siete mai fatta. Quante calze consumano le donne in una grande città? Gli uomini osservino e riflettano. Le donne stiano a vedere che cosa accade di quel loro indumento così prezioso. Questi tappeti non oscureranno magari il pregio di quelli persiani, ma sono tuttavia assai ricercati fuori d'Italia, e specialmente nelle Americhe. Da altre macchine escono intanto grossi rotoli di carta. Cosa sarà stata questa carta in origine? Fatture, cambiali, lettere d'amore. Comunque, anche essa passa alla spedizione senza riguardi al suo passato. Ma non tutto varca i mari e le frontiere. Il ferro rimane in Italia. E nulla va perduto, neanche il rifiuto dei rifiuti. Senza bisogno questa volta di trasformazioni, esso viene appunto utilizzato quale concime e va a fecondare questa terra sulla quale ogni prodigio è possibile, anche quello di rinnovare la materia. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam e ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica, i diritti del cittadino.
giardino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, gli conviene, non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta.